Torniamo a parlare delle ultime elezioni amministrative. A Mottola la proclamazione di Luigi Pinto, eletto alla carica di sindaco. Vediamo Alessandra Cavallaro. Spero tra pochi giorni di poter convocare il primo consiglio comunale e definire consiglieri e soprattutto la giunta. Luigi Pinto, il neo sindaco di Mottola, l'unico comune ionico che ha scelto il primo cittadino, espressione del centro-sinistra, senza passare dal ballottaggio, ha le idee ben chiare. Si parte su molti punti in continuità con la precedente amministrazione, perché come dicevo prima noi, il sindaco, soprattutto si ritrova a essere amministratore di una comunità e io già in questi giorni, prendendo contatto con i funzionari e con i vari dipendenti e con i vari settori della vita amministrativa, mi sono ritrovato immediatamente a dover dare, come dire, funzionalità e continuità ad atti amministrativi che poi consentono realmente alla nostra comunità di poter procedere nei vari settori. Mercoledì la proclamazione ufficiale alla presenza del presidente dell'ufficio elettorale, il dottor Remo Liscio. Il sindaco di Mottola parla anche della sua giunta e dice: voglio un organico fatto di competenze. Perché solo attraverso queste noi potremo dare effettivamente risoluzioni ai problemi della nostra comunità. Ci saranno delle donne? Sicuramente sì, è una cosa che è prevista ormai nello statuto del nostro regolamento comunale, cosa che la Commissione Pari Opportunità è riuscita a inserire nelle modifiche allo statuto appunto del regolamento comunale. E abbiamo anche delle donne che sono state elette. Quindi direi che abbiamo tutte le condizioni per rispettare non solo un principio, ma devo dire anche quella che è la potenzialità che una donna può dare sicuramente alla vita amministrativa.